Amici criptoinvestitori, buonasera a tutti quanti e ben ritrovati. Innanzitutto ditemi se mi sentite perché oggi ho sovvertito tutto quanto, come avete visto, ho messo addirittura il countdown, ho messo la musica, ho messo l'intro, insomma, quello che mi avete chiesto l'ho fatto, voglio fare il pro adesso, voglio diventare un pro. E oltre a tutto questo vi ho portato anche un ospite perché sapete che ultimamente ho deciso di iniziare a fare queste analisi a due teste, io le chiamo così, un po' per cercare di ampliare i nostri orizzonti, perché qualcuno di voi mi fa non ne posso più dei tuoi breakout retest, non ne posso più di sentir parlare solo te e allora io vi porto con molto piacere qualche nuovo ospite che tratta temi simili a me, quindi trading, Bitcoin, investimenti e appunto tutto ciò che gira intorno a questo, sempre su YouTube. Oggi abbiamo Marco direttamente da Mind the Chart, che è un Ciao a canale tutti. appunto che tratta Bitcoin, trading e quello che ho detto poco fa, che con il quale ci confronteremo, quindi in sostanza chiacchiereremo un po' delle notizie, vedremo un po' cosa succede, sentiremo anche il suo parere e poi faremo questa famosa analisi a due teste, ovvero grafico alla mano, io vi dirò cosa ci vedo io, lui ci dirà cosa ci vede lui e voi, come sempre, parteciperete con le vostre domande. La maglietta di oggi l'ho riesumata da uno dei meetup di Binance di qualche anno fa, dove tra l'altro ho conosciuto anche tanti di voi, era stato molto bello, ma vuole essere un monito a non farsi prendere dal panico, perché la situazione è ancora abbastanza tesa, me ne rendo conto. Adesso Marco, anche tu mi dirai poi come vedi questo ritracciamento, come vedi la situazione sulle cripto in generale. Però ecco, il panico non è mai un buon consigliere. Adesso riporto il grafico sul time frame giornaliero per avere una maggior chiarezza. Prima di iniziare, io la prima cosa che vorrei fare è far presentare Marco, perché altrimenti, insomma, magari qualcuno di voi non lo conosce, non lo segue. Quindi, Marco, raccontaci un po' di te. Chi sei? Cosa fai? Come ti definisci? Cosa dici su YouTube? Insomma, di qualcosa tu, dai, presentati. Allora, ciao a tutti, sono Marco, per chi mi conosce Mind the Chart, mi sentite? Si sente? Io ti sento, quindi secondo me è Perfetto. tutto ok. Dateci un Datemi una... feedback anche voi se Se sentite tutto sentite che quanto. ho appena cambiato il microfono, quindi mi Perfetto, insultavano sempre. si sente Ok. perfettamente. Niente, io ho iniziato a fare trading nel 2013 perché mi ero trasferito negli Stati Uniti, quindi lì ho conosciuto un po' di gente molto interessante che mi aveva portato a conoscere il mondo del trading. Ho iniziato col Forex, poi mi sono spostato, diciamo, sulle equities, eccetera, eccetera. Poi ho scoperto le criptovalute, mi sono innamorato delle criptovalute. Insomma, niente gaps, niente, cioè 24 ore su 24, una figata pazzesca e volatilità alla manetta. E quindi adesso, vabbè, sono sempre più improntato comunque al mondo dello stock perché lo amo, però ora sto passando da quando ho aperto il canale tantissimo tempo sulle criptovalute. E nulla, quindi ho aperto questo canale per condividere le mie analisi tecniche, ma perché io sono innamorato dei grafici, diciamo che mi ritengo un investigatore del grafico, più che delle fondamentali. Quindi le fondamentali sono super importanti e stanno diventando sempre più importanti, però io mi trovo veramente bene a analizzare i grafici e mi piace tantissimo analizzare i grafici, quindi questo è più o meno quello che faccio sul mio canale. Tutto qui. Quindi ovviamente non si finisce mai di imparare e bisogna sempre imparare, ovviamente non Grande si è mai Marco, completi. guarda, io posso dire, posso consigliare tranquillamente perché me la sento proprio di dirlo a tutti quelli che ci stanno guardando, innanzitutto di seguirti perché io ultimamente tra l'altro mi sto Grazie. facendo portatore un po' di una nuova mission, no? Che è quella appunto di ampliare un po' gli orizzonti, perché io ci Esatto. tengo che le persone non seguano soltanto uno YouTuber, una persona, un blog, un articolo, una fonte, anche se questo va magari contro i miei interessi, però quello a cui io tengo molto è proprio dare autonomia, dare consapevolezza alle persone che ci seguono di riuscire a farsi una loro idea, a sviluppare una loro analisi e insomma a essere autonomi nel mondo del trading e dell'investimento. E avere più fonti, secondo me, è Esatto. proprio il primo step per arrivare a questo. Si elaborano diverse informazioni, magari punti di vista diversi, si fa poi un confronto, si vede qual è più affine, cosa si è d'accordo su cosa no, e alla fine ci si costruisce la propria opinione. Quindi
quindi è anche un po' questo il motivo per cui sto portando un po' di persone nuove, un po' diventata d'aria fresca. Qualcuno mi ha chiesto se porterò anche qualche bella ragazza, ma io finora di belle ragazze purtroppo nel mondo delle cripto non ne ho conosciute. Non so te Marco, ma io non ne ho vabbè, veramente mai viste. Noi abbiamo Stefania che è una bella ragazza e ci aiuta tanto ogni tanto a fare qualche video. Bene Stefania, sappi che sei invitata allora nelle prossime live. Comunque Luca, se posso dire una cosa, io sono un tuo fan da sempre e niente, ci tengo a dire che per me sei uno dei migliori del settore, quindi complimenti in generale, volevo farti i complimenti davanti a tutti. Io ti ringrazio davvero perché detto da te mi fa proprio onore. Adesso io passerei subito al sodo per evitare poi di far troppe chiacchiere e annoiare tutti che poi li facciamo scappare. Avevo iniziato, io strutturerei il live un po' come faccio di solito, ovvero iniziando con una carrellata di notizie dell'ultimo periodo che commentiamo insieme, poi passiamo alle domande che gli ascoltatori ci fanno, che di solito sono sempre belli gasati e belli carichi e oggi vedo che non fanno eccezione, e alla fine andiamo a dare un occhio ai grafici. Allora, la prima cosa che sulla quale mi volevo soffermare è il caso Tether. Non so se hai seguito gli ultimi sviluppi. In sostanza, per chi non lo sapesse, Tether era un po' sotto i riflettori, sotto la lente del procuratore generale di New York da tempo. Non so se vi ricordate quella causa che era stata sollevata per via di sospetti illeciti, sospetta non copertura totale dei fondi erogati. Cosa significa? Significa che ci sono 10 miliardi di Tether in giro, forse anche di più, adesso ormai ho perso il conto di quant'è la supply di Tether. Sì. La domanda era: esiste un controvalore reale su qualche conto corrente, qualche comunque un asset che collateralizza quei 10 e passa miliardi di Tether che ci sono? Secondo il procuratore di New York la risposta era molto dubbia e quindi si è avviata questa indagine. Finalmente ieri è arrivata a un punto questa indagine, dopo che andava avanti per anni su ipotesi, speculazioni, e qualcuno pensava che sarebbe crollato da un giorno all'altro, qualcuno che chissà che cosa, e alla fine abbiamo messo un punto. Io non so come l'hai interpretata tu Marco questa situazione, o a voi che ci state seguendo, ma a me non sembra proprio al 100% positiva come notizia, perché di fatto se si legge l'esposto del procuratore, che io vi linko anche qua nella chat, se foste interessati vi consiglio di buttarci un occhio, il procuratore dice che innanzitutto in passato hanno visto dei buchi effettivi nella liquidità di Tether e di fatto assieme a Bitfinex si sono un po' coperti, si sono un po' aiutati per nascondere questi buchi. Tra l'altro, se leggete proprio tutto l'esposto, si legge anche che in alcuni momenti, quando era stato fatto quel famoso audit, non so se vi ricordate, era forse un anno e mezzo fa, non ricordo bene quando, ma proprio prima di quell'audit lì, che era mirato a controllare che ci fossero i fondi in banca, è arrivato il trasferimento alla banca Deltec delle Bahamas, quella famosa banca sulla quale si appoggia appunto Tether. Dopo ci sono stati un po' di movimenti strani, c'era quel famoso prestito di 850 milioni che si sono palleggiati Tether e Bitfinex, e appunto secondo il procuratore tutte queste manovre erano finalizzate a coprire effettivamente dei buchi di liquidità. Sta di fatto che nella realtà attuale, allo stato attuale della situazione, la liquidità c'è e corrisponde, però sono stati anche presi dei provvedimenti abbastanza pesanti. Innanzitutto Tether deve obbligatoriamente, con periodicità adesso, andare a fornire al procuratore di New York dei dati che provano innanzitutto la legittimità del suo operato e in seconda battuta il fatto che non opera più nello stato di New York, perché comunque il procuratore ne ha bandito completamente le attività nello stato di New York, sia di Tether che di Bitfinex. Quindi non lo so, da un lato è vero, finalmente questo polverone si è un po' calmato e quindi non c'è più la speculazione che può esplodere tutto da un giorno all'altro, cosa che comunque ho sempre ritenuto essere una reazione un po' esagerata da parte della community, tutta questa paura, ma dall'altro comunque sono emersi un po' di illeciti, un po' di cose losche. Io non so, cosa ne pensi tu Marco, come la vedi questa, tutta questa situazione? Io ieri guardavo che loro sono arrivati a un settlement, hanno pagato mi sembra 18 milioni, qualcosa del genere, per
prendere questo statement, non esercitare più nello stato di New York e arrivare a questa conclusione. Ovviamente, come dici tu, è un po', diciamo, calciare la lattina lungo la strada, cioè, diciamo, portare il problema sempre più avanti, cercando di... perché il problema sostanziale probabilmente c'è. C'è un po' di quello che parlavi tu, un po' di buchi, manipolazioni, spostamenti, perché effettivamente mi sembra difficile che riescano a fare tutto quello che fanno. Però allo stesso tempo penso che Tether ha una grossa fetta in mano e anche negli exchange ha tanta liquidità, nel senso che senza Tether io mi posso immaginare già come possano fare gli exchange comunque a coprirlo, cioè già con Tether alcuni nomi si fa fatica a chiudere l'illiquidità. Quindi Tether è importante, è un pezzo fondamentale. Se va giù Tether, probabilmente, quasi sicuramente, secondo me, è come staccare una gamba di un tavolo e fare un danno pazzesco. Quindi non lo so, secondo me per il momento ha pacato un po' appunto questo FUD e ieri appunto sul grafico si è visto proprio nel momento in cui uscita la news si è visto proprio una risalita, era verso le 12 di mezzogiorno oppure dalle 11.30 alle 12 si è visto proprio un recupero del Bitcoin sull'orario, proprio con la notizia di Tether. E poi niente, si è dissipato poco dopo, però comunque si è visto un po' il recupero. Quindi guarda, onestamente cosa fanno loro è un po' shady, ma lo è un settore nuovo comunque le criptovalute, quindi è molto facile da manipolare, è molto facile da tenere nascoste alcune cose. Però ovviamente Tether copre una fetta troppo grossa secondo me per poter essere cancellato così, quindi non è poi così semplice come... Too big to fail, come si suol dire, insomma. Beh, è comunque un pezzo importante, però ovviamente poi bisogna vedere come anche Ripple era un pezzo, diciamo, del market cap, anche se Ripple a me non piace, era comunque un pezzo grosso, diciamo, delle criptovalute. Infatti quando è sceso Ripple un po' ne avevano risentito, in quel momento il market cap ne aveva risentito, diciamo, le altcoins in quel momento. Quindi, vabbè, Ripple a me io non piace molto, anche se adesso non so cosa sta facendo con Flare, è qualcosa che potrebbe riportarlo un po' più in cima, però comunque Ripple non mi piace, però tornando a Tether, anche lui è un pezzo grosso e quindi vedremo come andrà a finire, nel Sì, senso, per il momento rimaniamo così, va bene così per il momento. è Dai, vero. siamo Guarda, soddisfatti. l'importante è che almeno si sappia qualcosa, che ci sia un'idea, Esatto. no, di come comportarci noi, perché altrimenti capisci bene che una cosa come Tether, che comunque ha le mani ovunque, ce ne ha liquidità ovunque, su tutti gli exchange, sulla DeFi, sulla CeFi, cioè non esiste Ovunque. un'applicazione in cui Tether alla fine non c'è. E tra l'altro, tra tutte le stablecoin, è pure quella più utilizzata in assoluto. Quindi sarebbe Infatti, veramente quindi un danno catastrofico e io credo che comunque anche chi va contro a Tether, magari tramite vie legali e tutto quanto, insomma, magari sappia, cioè lo sa che non è che può dire boh, chiudete, chiudete tutto, basta, ti saluto, no, perché comunque un modo poi di eludere le giurisdizioni lo si trova sempre in un panorama è un così pezzo grosso. decentralizzato. Esattamente, esattamente. Poi un'altra cosa invece molto, molto bullish, questa sì, è una notizia decisamente più positiva, è il fatto che nonostante il ritracciamento di questi giorni, dal lato istituzionale le cose continuano ad andare avanti, nel senso abbiamo il nostro permabull preferito che è Michael Saylor che continua a fare degli acquisti giganteschi di Esatto. Bitcoin, a sto giro ha comprato Si un ferma più. miliardo, tra l'altro questa era quella notizia che era già stata diffusa del fatto che lui ha emesso dei titoli di debito addirittura. Io so che nel mondo della finanza tradizionale qualcuno l'ha aggredito per questo, perché gli hanno detto sei Esatto. completamente impazzito. Lui ha emesso dei titoli di debito finalizzati a raccogliere della liquidità per acquistare altri bitcoin. Alla Sì. fine, finito questo giro, lui si siede sopra 4,5 billion di controvalore in dollari di bitcoin e, che dire, li ha acquistati questi ultimi a un prezzo medio di 52.700, quindi addirittura più 52.000 alto Luis. del prezzo attuale. Secondo te ha comprato i massimi o influirà in qualche modo, sa quello che sta facendo comunque? Ma secondo me lui sa quello che sta facendo perché comunque quando hai così tanti soldi comunque devi diversificare perché l'inflazione diventa troppa. La mia paura più grossa è che diventi un addicted di Bitcoin, ok? Alcuni stanno dicendo potrebbe diventare troppo addicted di Bitcoin. Però comunque lui sicuramente sa quello che fa, ovviamente sa quello che fa. Poi siamo sempre lì, quando loro comprano le notizie arrivano molto dopo, quindi magari
cioè loro comprano, poi la notizia arriva dopo. Infatti, io pensavo e stavo dicendo l'altro giorno che ormai queste notizie sono diventate price in nel grafico. Infatti, la notizia di oggi non ha sviluppato una reazione sul grafico perché ormai cioè, diciamo, le persone lo sanno questa cosa qui. Quindi non si sviluppa più quella reazione di stupore e quindi quando le cose vengono assorbite, e quello che potrebbe succedere è che all'uscita della news, invece di avere una reazione sempre positiva, arrivi a quel punto che picchi sul top, dai via un climax e poi la gente sell the news, ok? Perché poi alla fine è quello che succede. Però oggi non ha avuto neanche, ce l'ho davanti, non ha avuto tutta sta reazione. Sì, ha avuto un piccolo anche qui, un piccolo spike, poi è Sì, perché sceso. poi in realtà, come dicevi tu, cioè in particolare questa notizia era già conosciuta perché di Era fatto già. l'emissione dei titoli di debito è una cosa che aveva già annunciato un bel po' di giorni fa. Esatto, Poi ormai è infatti, diventata quindi normalità, no? Anche il fatto è che quello che ti dico svegli io. una mattina e Michael Saylor compra un altro billion di Bitcoin, Compra, e quindi ormai non è più. è ordinaria amministrazione, no? È obsoleto ormai, secondo me. Quindi sì, ormai si sa. Sì. E quindi è un po' così. E vabbè, dai, Però l'importante è sicuramente gli che comunque i istituzionali stanno entrando. fondamentali, cioè io ci tengo al fatto che siano, che i fondamentali comunque continuino a crescere, che sia, che io Esatto. mi auguro che comunque l'esempio, magari un po' meno, come dire, un po' meno fanatico, passatemi il termine, di Michael Saylor, però secondo me non è una cattiva idea investire parte delle riserve liquide di un'azienda in Bitcoin. Se ci pensi, da un lato comunque quella riserva ti compartecipa all'utile dell'azienda, quindi se tu realizzi Esatto. una perdita, ti va comunque ad abbassare la base imponibile e a fine anno mitighi quella perdita, anziché tenere della liquidità lì ferma, tra virgolette, a marcire. Se invece cresce, fai dell'utile e sei di fatto ancora più contento. Infatti Elon Musk l'ha definita una forma less dumb, a less dumb form of liquidity, ovvero una Dollar, forma sì. meno stupida di liquidità rispetto al tenere appunto moneta fiat in un mondo, in un periodo, in un tempo come oggi, in cui la valuta fiat non fa altro che svalutarsi giorno dopo giorno. Svaluta, se va svalutando un sacco la valuta fiat, mentre comunque il Bitcoin nell'arco degli ultimi 12 anni ha avuto una crescita del 200% anno più o meno. Quindi il Bitcoin comunque loro lo vedono come un prospetto. Ovviamente quando sei così tanto ricco, cosa te ne frega di prendere e buttare trozzi dentro Bitcoin? Cioè, alla fine può solo che farti bene, nel senso, loro non sanno più dove metterli, cioè non se ne pongono neanche il Come problema. dice E giustamente quindi qualcuno qua, leggo nella chat, dicono che stanno shortando USD più che altro, cioè l'obiettivo è quello. Esattamente, poi comunque anche il Grayscale sta facendo una grossa funzione a far entrare tutti questi istituzionali e a mantenere il prezzo saldo molto steady in salita. Infatti, cioè, lo vediamo molto solido questo Bitcoin, non è più come una volta perché sta diventando un asset comunque bello pieno, non è più come prima, molto fragile. Quindi è bella sta cosa, ovviamente, che continui così e siamo tutti contenti Sì, anche per il lo settore. penso anch'io, che infatti poi ci arriviamo più tardi a questa domanda che sarà un po' Sì. il clou della live di oggi, perché poi ha a che fare con l'analisi, che penso che comunque nonostante questo ritracciamento che stiamo vedendo, non ci sarà mai, io credo perlomeno, poi è sempre una mia opinione, magari vengo smentito, però non penso che ci sarà un tracollo, un bear market pluriennale che ci riporta a livelli di prezzo come Secondo quelli che me abbiamo no. visto gli anni scorsi. Però, stop perché ne parliamo dopo, non voglio già spoilerare la parte bella. Allora, l'ultima notizia Esatto. di cui volevo parlare e approfittarne tra l'altro per chiederti una tua opinione poi su Ethereum, che è una coin su cui tutti mi dicono che sono troppo fissato, quindi io spero che tu sia un hater di Ethereum, perché così almeno ci sono due voci contrastanti. Ho visto che gli istituzionali si stanno avvicinando un po' anche a Ethereum, avvicinando nel senso che iniziano ad erogare un po' di strumenti per investire in Ethereum dedicati appunto a una clientela prettamente istituzionale come degli ETP, degli ETF e cose di questo tipo, che in sostanza hanno il pro di essere regolamentati, trasparenti e di togliere tutti gli oneri legati alla custodia, alla sicurezza, insomma tu acquisti le quote di questo ETP e non ti preoccupi di nulla. Bene, CoinShares, che è un'azienda, un fondo che è focalizzato proprio sull'investimento in digital assets, quindi in sostanza in cripto, ha lanciato, sta lanciando in questo periodo il primo ETP su Ethereum, physically backed, il che significa che
di fatto è collateralizzato da Ether, il che vuol dire che se qualcuno, se un cliente acquista una quota di questo ETP, deve esserci nel trust, nel vault di CoinShares, una pari quantità di Ether comunque rispetto a quelli distribuiti, il che è positivo poi tendenzialmente sul lungo termine per lo stesso motivo che cioè, è uno specchio di Bitcoin, no? Se cresce la domanda di Sì, questi replica. strumenti si porta via supply, si crea comunque un cuscinetto di deposito istituzionale immobilizzato e così via. Bene, io quindi ti faccio la fatidica domanda. Marco, cosa ne pensi di Ethereum? Allora, Ethereum a me piace, ti dico la verità. A me piace un sacco. Ha molto network. Diciamo, Bitcoin è un prodotto comunque finito, abbastanza finito, ok? Quindi è un asset più sicuro. E infatti un portafoglio bilanciato sarebbe secondo me un 80 Bitcoin, un 20 Ethereum, un 70-30 più o meno. Ethereum ha ancora delle cose da fare, comunque è passato da Proof of Work a Proof of Stake, comunque adesso c'è Ethereum 2.0, poi non nel tecnico non è che seguo tantissimo proprio nella precisione, però ho potuto vedere che comunque fa degli sviluppi, ha un po' questo problema di congestione adesso per via delle fees nel DeFi, tutte queste piattaforme qui, dove comunque le fees sono veramente alte, infatti Binance Chain ha preso il sopravvento e sta combattendo abbastanza forte contro Ethereum, però Ethereum comunque per me rimane molto 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 propensa a continuare a salire perché la vedo comunque a fianco a Bitcoin molto molto bene. E se dovessi scegliere tra tutte le altcoin su cui investire, tra tutte sceglierei comunque Ethereum dopo Bitcoin. Questo è il mio, ma perché proprio c'è un network, diciamo, è abbastanza potente, ok, ed è molto più, secondo me, sicura di molte altre altcoins. Poi c'è chi dice che ha ancora tante cose da fare, da sviluppare, probabilmente sì, però è anche uno strumento che fa tante cose, cioè, nel senso, Ethereum lo vediamo, è ovunque, diciamo, è troppo importante, quindi secondo me è il motore Ethereum, è il motore di un sistema che va. E quindi adesso avevano fatto mica un aggiornamento nuovo per abbassare un po'. Era molto importante quella cosa. Avevano fatto un aggiornamento nuovo che non mi ricordo il nome, è Sì, tipo è il un nome famoso strano. l'EIP 1559 che devono Bravissimo. implementare però quest'estate, se non erro. Ok, l'ho letto di sfuccita e mi sembra che andavano un po' ad attutire questa cosa delle fees, eccetera, eccetera. E niente, quindi secondo me Ethereum è ottimo se bisogna scegliere di investire. Poi ovviamente ha un fattore di rischio più grosso di Bitcoin proprio perché si sta sviluppando nell'arco del tempo e quindi questo potrebbe sempre avere una falla, non si può mai sapere, può sempre succedere qualcosa di negativo. Però comunque secondo me Ethereum dopo Bitcoin ci sta alla grande, quindi questo è il mio pensiero. Poi ti ripeto, non sono proprio tecnicamente dentro a tutti gli update che fa, i layers, quello che cambia. Però mi piace di Ethereum. Secondo me, ad esempio, la cosa che dicono che Polkadot deve è killer di Ethereum, eccetera, eccetera. Per me, non è così. Secondo me, se lavorano insieme, lavorano più in armonia. Secondo me, si va a creare qualcosa di meglio se tutti lavorano insieme. Ok, non lo vedo come killer Polkadot, l'ecosistema, eccetera, eccetera. Quindi, boh, questo è quello che penso di Ethereum. Anch'io la penso Poi, come te, non lo so. alla fine è vero, c'è ancora un grosso problema da andare a superare, che è quello della congestione delle fee, ma io sono estremamente confidente che con i layer 2 e con in parte l'EIP 1559 verranno già, non dico risolti perché comunque sono delle piccole pezze, che però ne migliorano di fatto l'usabilità. Io ho letto giusto oggi che DXDY, che è uno dei principali, delle principali applicazioni DeFi su Ethereum, che permette appunto il trading decentralizzato, ha costruito, ha aperto già la mainnet in alpha test, mi pare, non ancora in beta, in alpha, su un layer 2 che si chiama Starkware, se non ricordo male, che è uno dei più gettonati, tra l'altro, tra i layer 2 proprio di Ethereum, proprio per le sue alte prestazioni. E tra l'altro lì sopra ci sta costruendo una piattaforma di trading di perpetual con leva fino a 25 per totalmente decentralizzata, senza il problema delle fee e tutte queste cose qua, quindi
ci sono, cioè sta bollendo tanta roba in pentola, non è che Ethereum è lì fermo a Bravissimo, quello che guardare, dice intendevo. sì, arriverà Ethereum 2.0 e poi salirà, cioè Eh no. salirà la liquidità, si potrà utilizzare tutto quanto. No, loro sono ben consapevoli e ci stanno lavorando. Infatti, secondo me, Esattamente. questa è sempre una mia personale opinione e lungi dall'essere un consiglio finanziario, se si deprezza Ethereum in preda proprio a queste notizie sulla FUD, della scalabilità, sulla Binance Smart Chain che si sta scillando un po' dappertutto, è un'occasione, una buy opportunity secondo me pazzesca. Infatti io lo sto Assolutamente. tenendo ben d'occhio e non ho assolutamente ridotto la mia esposizione da holder, ma questo ovviamente è una mia opinione. Allora, io adesso Esattamente. partirei, Marco, con qualche domanda, così coinvolgiamo un po' Dai. chi ci segue. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Ecco, qua c'è un'altra domanda che salta fuori molto spesso, ovvero cosa ne pensi dell'impatto ambientale di Bitcoin? Può essere veramente un fattore che alla lunga può creare delle limitazioni in alcuni paesi? Guarda, io comincio a dare una mia visione della cosa, un mio punto di vista. Secondo me, è vero, cioè è indubbio l'impatto ambientale di Bitcoin perché consuma tantissima energia. Però c'è un però. Io credo che, i miner di Bitcoin siano incentivati a utilizzare energia che costa poco, questo è ovvio, per questioni poi di profitto, di mero profitto. Se l'energia costa troppo, uno non la può utilizzare, non si può permettere di sostenere il mining. L'energia che costa meno è l'energia rinnovabile e l'energia nucleare, comunque tutte quelle forme di energia, tra virgolette, pulita. Pertanto, io almeno quelli che conosco in Italia, anche che fanno mining e anche fuori, utilizzano dei sistemi autosostenibili come pannelli solari con la batteria, con il loro impianto di mining, proprio perché l'autosufficienza energetica è un punto chiave nell'industria del mining. Il poter permettersi di abbassare appunto il costo dell'energia è la cosa più importante in assoluto. Il resto appunto è energia tra virgolette pulita più a basso costo come il nucleare. Quindi io da qualche parte ho letto che si bruciano tantissimi combustibili fossili. Non lo so, a me sembra un po' sovradimensionato come notizia negativa. Questo ovviamente non toglie che le necessità energetiche sono altissime, ma di fatto se le si paragona poi con l'energia consumata dal sistema bancario, dal sistema transazionale, classico. Ovviamente per creare un sistema che trasporta valore, che è sicuro, l'energia è indispensabile. Quindi bisogna, è vero, concentrarsi, secondo me, sull'utilizzo di energie rinnovabili a minimo impatto poi sul pianeta, perché è un tema assolutamente importante. Tu che cosa ne pensi, Marco? Sì, allora io penso praticamente a quello che hai detto tu, che ci sono forme di energia comunque rinnovabili, alternative, pannelli solari. L'unica cosa che potrebbe secondo me impattare sull'ambiente è quando ve vengono fatte queste farm, diciamo di mining, in paesi più poveri, dove magari non riescono a permettersi questo, tipo in Cina, e ci vanno pesante, tipo in Cina. Quindi in Cina non si fanno scrupoli sicuramente sull'impatto ambientale, sicuramente non gliene frega una cippa. Quindi lì secondo me ci vanno veramente pesante. E lì potrebbe impattare poi sull'ambiente in questo senso. Ovviamente, come dici tu, poi ci sono sistemi di differenti. Ora, bisogna vedere realisticamente, beh, io ho letto che l'energia che si usava era veramente tanta, era il 25%, insomma, era un calcolo abbastanza elevato, insomma, si usa veramente tanta energia e quindi era per questo che poi si è passato comunque al proof of stake, comunque abbastanza per limitare questa cosa qui. Però, come ti ho detto, secondo me nei paesi del terzo mondo in cui possa venir fatto, non nel terzo mondo, però comunque nei paesi un po' più poveri, ok, dove costa meno allo stesso tempo di energia, potrebbero comunque loro utilizzare dei metodi un po' più aggressivi rispetto a quelli che, perché magari non si possono tutti permettere comunque altri tipi di strumenti, però è solo un mio pensiero, non è nulla di certo questo, quindi non è nulla di scientificamente testato, chiariamo. Questo è quello che penso. Sì, no, sono assolutamente d'accordo perché poi effettivamente, che dire, lì quello che muove tutto è sempre il profitto, c'è poco da fare, quindi poi il È resto quello. corre dietro al profitto. Fortunatamente, diciamo, il profitto implica anche l'utilizzo di un'energia il meno sporco possibile.
possibile, perché l'energia in quei posti dove si ottiene con i combustibili fossili e basta costa veramente tanto, e chi vive esatto. in Italia lo sa che comunque in Italia il nucleare non c'è, il rinnovabile si è in crescita, però siamo ancora indietro rispetto a tanti altri paesi, e di fatto fare mining in Italia, appunto, a meno che uno non se lo autofa con le sue, i suoi pannelli solari e la sua batteria, non c'è veramente storia. Qui qualcuno chiede: non sarebbe il caso di usare finalmente una stable in euro? Io salto da una domanda all'altra, e non spaventarti se cambio argomento così in fretta, ma è così, saltiamo da una domanda all'altra. Non sarebbe il caso di usare finalmente una stable in euro piuttosto che USD, data la probabile superinflazione di quest'ultimo? Guarda, io ti dico, in verità esistono delle stable in euro, e ci sono anche dei modi per utilizzare la DeFi con queste stesse stable. Io ad esempio, vabbè, a parte Nexo, che permette di depositare euro e lo converte lui nella sua stable coin, che però esiste solo internamente a Nexo, è un token che... cioè serve solo a dire tu hai tot euro sulla mia piattaforma. Esistono anche SEUR, che è l'euro di Synthetix, che è la, insomma, la piattaforma DeFi che crea asset sintetici, tra cui le stablecoin, tra cui SEUR, e EURS, che è quella che si chiama, se non erro, Stasis Euro. E tra l'altro esiste proprio il pool EURS SEUR su Curve, sull'applicazione DeFi Curve, che permette di ottenere una rendita di tutto rispetto, però ahimè è su Ethereum, quindi è un po' proibitiva. Tu, Marco, conosci altre stablecoin sull'euro o sono tutte? No, io sull'euro non ne conosco, me ne stai dicendo tu adesso, perché io onestamente non le trovo convenienti sotto un certo punto di analisi tecnica e di liquidità, quindi non andrei mai su una stablecoin in euro, proprio perché mi troverei poi complicato ad analizzare il grafico innanzitutto. Sicuramente avrebbe meno liquidità nei pair che vai a tradare, e quindi mi troverei scomodissimo ad utilizzarla, cioè andrei poi a perdere, sì, magari ci vado a guadagnare qualcosina sul cambio, però alla fine ci vado a perdere soldi nell'analisi sbagliata, perché io penso che tutti usano dollaro ormai, o comunque USDT, per fare analisi tecnica di Bitcoin, e essendo io un analista tecnico del grafico mi devo basare su quello che comunque è più un settore comune. Avevo visto comunque quella dell'oro, Pax, che Pax ha la sua stablecoin, mi sembra, però anche su FTX, anche, mi sembra che tu hai fatto un bel video a riguardo, proprio di Pax Gold, eccetera eccetera, di come era interessante quello. Sì, di fatto Pax Gold è legato al prezzo dell'oro, e a mio parere al momento è il metodo più smart che esista per investire nell'oro fisico. Sì. Ti danno il codice seriale del lingotto, te lo tieni, poi no, è bello, bel progetto quello, assolutamente sì. E niente, quindi stablecoin nero, anche se ci fossero, io non le utilizzerei, sinceramente. Uno, perché magari poi mi dovrei spostare su degli exchange che comunque non... cioè non hanno liquidità. Per me la liquidità è molto importante, quindi io me ne sto dove c'è liquidità, per evitare cose strane, quindi questa è la mia idea. Poi comunque sono abbastanza d'accordo, sì è vero, poi per chi fa trading ovviamente gliene importa fino a un certo punto dell'euro, del dollaro, alla fine l'importante è avere liquidità, ma infatti la domanda secondo me si riferiva più a chi le holda tra virgolette per metterle a rendita su alcune piattaforme, e allora sono un po' quelle le soluzioni, ecco. Certo. Poi qui qualcuno chiede: con la velocità evolutiva di tutto il mondo cripto, bella domanda questa, come si può giudicare un progetto minore che magari tra tre mesi è già antico da un punto di vista di valore? Cioè la domanda è un po': come si fa a capire dove c'è valore e dove no in un mondo che va così veloce, almeno provo a parafrasarla io, che magari una cosa che nasce oggi tra due mesi è già obsoleta, o magari una cosa che nasce oggi diventa il prossimo golden standard di una categoria del mondo cripto, come una nuova DeFi, una nuova blockchain, una nuova applicazione, non lo so. Secondo te com'è che si fa a giudicare un po' la bontà o meno di un progetto nascente? Ma secondo me, innanzitutto, io parto sempre così, guardo subito se c'è white paper, se ce l'ha o non ce l'ha, guardo la scarsità di quel progetto, la supply, se... fungible, non è fungible, se comunque ha una token velocity abbastanza grossa, cioè veloce, non è veloce, cioè ci sono tanti modi per vederlo, soprattutto ad esempio gli NFTs adesso, no? Sono di scarsità, ok? Però devi beccare quello giusto perché abbia un valore, ok? Perché altrimenti non è capace che se becchi, sì, è scarso probabilmente, quindi
può accumulare tanto valore, ma allo stesso tempo può perderlo subito, perché poi bisogna vedere se è un progetto nuovo. Se è un progetto nuovo e ha un grosso team e mantiene le sue promesse, probabilmente ha una grossa scalabilità. Se invece è un fork oppure è costruito su una chain, quindi però lì c'è l'altro rischio che se è costruito su una chain e cade, diciamo, la madre chain, diciamo, cade tutto, anche quel progetto. Quindi ci sono tanti modi per poterlo vedere. Onestamente, secondo me, fa tanto il team che c'è dietro, sicuramente. Oggigiorno, secondo me, fa tanto anche il network che riesce a creare, quindi quanta comunicazione riesce. Ad esempio, Polkadot ha veramente tanto network, tanto team, cioè posta tante cose, magari, che ne so, Cosmos magari un pochettino meno, quindi è rimasto un po' più indietro, per dire, no? Però la si vede che interazione ha col pubblico. Questa è una cosa importante, perché tanti investitori investono a caso. Parliamoci chiaro, il 90% investe perché l'ha detto quell'altro, perché l'hanno fatto un tweet, mica perché sanno realmente di cosa stanno investendo. E quindi alla fine è molto importante capire queste cose. Però sulla base di tutto bisogna vedere, secondo me, la supply, il market cap, la scarsità, insomma queste cose qua. Poi nessuno può sapere come il progetto lancerà. Chi sapeva che Kusama andava a fare quella roba lì, per esempio, no? Chi lo poteva prevedere questa roba qui? Cioè, io no, sicuramente, ma poi siamo sempre lì. A meno che non sei un insider che veramente hai informazioni un po' prima, secondo me è un po' un terno al lotto cercare di individuare. Sono talmente tante poi queste altcoins che io non ci sto dietro. Cioè, io ogni giorno ne esce un qualcosa di diverso. Quindi io faccio veramente fatica. Non lo so, tu cosa ne pensi, Luca? Dimmi un po' Sì, tu. no, è vero, guarda, sono completamente d'accordo. Infatti io tendenzialmente sono abbastanza, cioè sto abbastanza lontano dalle altcoin nascenti perché mi rendo conto del fatto che non posso sapere cosa faranno in futuro. Cioè io da investitore ragiono in maniera abbastanza sempliciotta. Io dico, io guardo cosa ha fatto un progetto, non quello che promette, guardo quanto è valorizzato e in base a quello che ha fatto ragiono. È sopravvalutato, è sottovalutato? Anche lì si potrebbe aprire un dibattito che dura mesi, perché Esatto. sul fair value di una coin e di un progetto se ne potrebbe parlare per secoli in un mondo dove comunque la speculazione domina clamorosamente. Però io di fatto sto ben lontano dalle IO, dalle ICO, da tutte quelle robe appena nate che hanno un bellissimo sito web, un bellissimo white paper, 100.000 persone nella community e niente di fatto, perché poi il passato mi ha insegnato che spesso e volentieri le promesse non vengono mantenute e quindi io Esatto. preferisco perdere magari il 10 per, il 20 per, perché ho perso varie opportunità di fatto, però evitare anche di fare il gambler, di fare lo scommettitore e di buttarmi a caso appunto su progetti nascenti perché magari c'è hype o cose di questo tipo, perché l'hype di solito si spegne. Al contrario, se si investe in un progetto che ha già delle basi solide, ha già del volume gestito, della liquidità sulla sua blockchain, se è una blockchain, del volume di scambio, se è una piattaforma DeFi, del volume, se è un exchange, quindi l'exchange token, si fa più, meno fatica, ecco, a capire quanto effettivamente valore c'è nel progetto Esattamente. stesso rispetto che a tirare a indovinare. Quindi mi trovi Esatto. abbastanza d'accordo con te, direi. Sì. Allora, vediamo un po' cos'altro ci chiedono. Cosa ne pensi dell'iperinflazione del dollaro? Cosa comporterebbe per chi è parecchio esposto sulle varie stable? Ma guarda, se le mettete a rendita le stable, l'inflazione è comunque fortemente ammortizzata. Io dubito che avremo, cioè mi auguro quantomeno che non avremo un'inflazione del 10% in un anno, perché altrimenti sarebbe molto grave. Altrimenti ci si può sempre diversificare un po' utilizzando l'euro, scusate, come abbiamo detto prima, e oppure utilizzando Bitcoin, che di fatto è una posizione in parte short sul dollaro e quindi va molto bene. Ecco, poi c'è la domanda di rito che non può mancare. Io ho deciso che la faccio a tutti quelli che porto in live. Cosa ne pensi di Cardano? Perché è la domanda che mi Ok. fanno sempre un po' per triggerarmi, perché mi prendono in giro. Io dico sempre che è sopravvalutata, scusate, a mio parere, perché io vedo che appunto è in una posizione molto alta per market cap e di concreto c'è ancora poco. È vero che ci sono tante premesse interessanti e io ripeto, mi auguro che le mantenga perché la competizione è la cosa più sana che esista nel mondo cripto, però di fatto io da investitore, come
il mio modo di ragionare, io vedo un qualcosa che non ha ancora nulla o quasi costruito su di sé, non ha valore gestito, non ha niente di particolarmente interessante, che si trova in top 5 per market cap, e io mi allontano. Non so tu cosa ne pensi. Allora, io a prescindere che non sono un fan di niente, cioè non mi affeziono a niente, io trado e tengo lo swing e poi me ne vado, a prescindere da quello. Però Cardano, adesso cos'è? Deve fare Gauguin, ancora Basho, e, quindi adesso deve andare per il staking, ancora, governance, ha questi sviluppi che deve fare, però... È un po' lentino, più che altro, da quello che mi è sembrato di capire. Cioè, nel senso, è un po' indietro coi tempi sulla scala che dovrebbe tenere, sulla sua roadmap. Allora, lui, il leader, Charles, è un tipo in gamba, nel senso che comunque lui è chiacchio, posta più di noi su YouTube, cioè è incredibile. Però, nel senso, Cardano in sé, secondo me, è un buon progetto che può andare bene, sta andando bene comunque. Però anche lì bisogna vedere quanto riesce effettivamente poi a mantenere quello che deve fare lungo la sua strada, e penso che sia una strada ancora un po' lunghina quella di Cardano prima di arrivare a completare tutto quello che deve completare, e quindi non ho un bias né negativo né positivo. Non mi dispiace come progetto, allo stesso tempo però non sono così confidente da poter dire adesso che ci troviamo a più o meno, cos'è Cardano? Un dollaro adesso? 1,046, non mi sentirei così confidente come tante persone a dire che va a $25, ok? Quindi è più facile per me che magari va a ritracciare a 0,60 se Bitcoin scende e la dominance sale, quindi io la vedo sempre così, resto sempre coi piedi per terra, però come progetto non mi dispiace. Ovviamente secondo me Polkadot in questo momento è più potente, nel senso che è più spinto, diciamo è live, sta andando più forte. Ethereum mi piace di più, Cardano comunque ci sta, però sono abbastanza neutrale, mettiamola così. Questa è la mia opinione. Qualcuno qua ci ha condiviso nel frattempo un tweet che arriva direttamente dal profilo di Cardano, penso, che confermano l'update che avrà luogo, insomma, il 1 marzo come previsto. E quindi vediamo un po' cosa succederà. Probabilmente avrà pompato, immagino, a riguardo di questo, cioè dopo, in seguito a questo tweet. Comunque io ci tengo a sottolineare una cosa che hai detto, che è veramente importante, che bisogna fare propria, ovvero di non affezionarsi a un progetto, perché è vero, da investitore la cosa peggiore che si possa fare è affezionarsi a qualcosa, perché poi entrano in gioco tutti dei bias emotivi, come giustamente dicevi, che portano a vedere la situazione con meno lucidità. Poi tu dirai da che pulpito che tu sei un fanboy di Ethereum, è vero, io ho un po' questo difetto perché Assolutamente. dall'inizio io mi sono sempre avvicinato a Ethereum per prima, e effettivamente mi rendo conto che ho un po' di bias a volte, però è vero, bisogna dare assolutamente per vero quello che hai detto, di non affezionarsi mai a nessun progetto e di basarsi soltanto su quello che il mercato dice, perché se si va contro il mercato ci si fa del gran male. Poi Assolutamente. vediamo un po' cosa salta fuori. Qui qualcuno chiede che cosa se ne pensa di Pi. Ecco, questo Pi è uno scammone gigante, secondo me, io mi permetto di dire, quella roba che ti fanno installare un'app per minare dal telefono. Poi io avevo letto che ti prendono un sacco di dati, un sacco di cose. Non usatelo, fatevi un piacere, lasciate perdere se Anzi, io volete. aggiungerei, fate molta attenzione perché hanno hackerato un account del mio Discord. Io ho ordinato la chiave, la YubiKey, perché entrano dal telefono e dal computer con i Trojan e vi fottono tutto, anche se avete l'authenticator. Quindi fate molta attenzione, ragazzi, adesso perché è pericolosissimo. E stanno facendo un sacco di attacchi. Io mi sono preso sta chiave senza. Non me ne frega niente di fare pubblicità, niente, però dico proprio è sicura perché così con l'impronta digitale nessuno può prelevare, nessuno può fare niente. Mettete la whitelist sugli address, mettetevi tutto quanto perché swappano anche la SIM, quindi ti clonano anche il numero e riescono a farlo entrare, chattano con addirittura con Binance e fregano tutto. Sono russi e sono micidiali. Quindi state molto attenti, volevo solo dirlo a tutti chi ci guarda. Pazzesco, guarda, questo non lo sapevo, cioè sapevo che era uno scammone gigante, perché di fatto, insomma, ovunque se ne parli si legge questo, poi non ha un block exploit, cioè non è una cripto, è una fuffata finalizzata appunto a introdurre
introdursi a prenderti dati e tutto quanto. Se addirittura poi ti hackerano, direi di starci ben lontano, perché Android io so cosa soprattutto. vuol dire essere hackerati, ho subito una Esatto. cosa del genere e sicuramente non l'auguro a nessuno, quindi assolutamente lontani. Poi, prima live, prima domanda. Beh, innanzitutto benvenuto, ti sei trovato proprio in una live di fuoco come prima volta. È possibile una decorrelazione tra Bitcoin dollaro e market cap alt dollaro? Quindi in sostanza tu dici una decorrelazione tra Bitcoin e le altcoin, presumo. Nel senso, finché il Bitcoin è bullish, possiamo stare tranquilli che anche le alt hanno un trend rialzista? Oppure dobbiamo prendere in considerazione anche uno scenario in cui il Bitcoin sale, ma le alt vanno in caduta libera rispetto al dollaro? Scusate se la domanda è stupida e grazie di tutto. Guarda, innanzitutto direi che non è affatto stupida, ma nessuna Assolutamente non è domanda è stupida. stupida a prescindere. E poi ti direi, guarda, ti dico la mia opinione. Secondo me, le altcoin e Bitcoin tenderanno sempre a essere molto correlate, fin tanto che comunque il mercato principale delle altcoin sarà appunto il cambio in Bitcoin. Nel momento in cui alcune altcoin magari iniziano a diventare, a superare una certa massa critica e ad avere un certo mercato anche in dollari, un po' si decorrelano, che è un po' il fenomeno che a volte vediamo nelle top capitalizzate tipo Ethereum e tipo quelle che hanno un grosso mercato comunque in USD. Io me la gioco in maniera molto semplice per non stare a pensare alla correlazione non correlazione. Io vado a vedere la dominance delle altcoin e in sostanza vado a vedere in che fase siamo da un punto di vista abbastanza semplice, perché faccio una banalissima trend analysis che adesso vi faccio anche vedere. Basta andare a vedere la Bitcoin dominance e si capisce un po' se siamo in una fase in cui non c'è nessun tipo di sovraperformance o sotto performance come adesso, ovvero lateralità. Se siamo nella cosiddetta alt season, ovvero la Bitcoin dominance è decrescente, oppure se siamo in una fase in cui le altcoin sottoperformano Bitcoin, ovvero la dominance è crescente. In base a quello che mi dice questo grafico, io vado a prendere o meno posizione speculativa sulle altcoin in modo da essere sicuro di seguire il trend, perché secondo me non ha senso cercare di fare un passo avanti, di prevedere quello che accadrà dicendo: ma se sono correlati in un certo modo, allora deve essere che se adesso Bitcoin scende io compro le alt perché poi salgono. Queste predizioni secondo me lasciano un po' il tempo che trovano e fanno più danni che altro. Io tendo a basarmi molto sui dati. Quindi di per sé io rimango un passo indietro alle altcoin e mi espongo veramente poco dal punto di vista speculativo. Se poi vedo una fase molto concitata di downtrend appunto della dominance, e per dirlo in termini concreti, io mi baso di solito sulle medie mobili a 9, 30 e 100 giorni per vederlo, e banalmente se vedo che la dominance scende sotto la EMA 30, poi la EMA 9 incrocia la EMA 30 a ribasso, e infine la EMA 30 incrocia la EMA 100 a ribasso, sono tre segnali di progressivo rafforzamento del downtrend. Ovviamente più il downtrend è forte, più mi permetterò di espormi in altcoin. Se abbiamo un downtrend appena iniziato, non è che faccio all-in in altcoin, magari mi espongo un massimo di un 3-5% del mio portafoglio speculativo. Se poi vedo che va avanti e continua il trend, allora dico: sa, facciamo fino al 7-8%, però io ho sempre un massimo, un hard cap, chiamiamolo, del 10-12% della mia parte speculativa disponibile per il trading di altcoin, perché in passato mi sono fatto prendere la mano, sono finito molto male e ho detto: non succederà mai più. Facciamo che ci imponiamo dei paletti da rispettare, che è una cosa dal punto di vista psicologico secondo me importantissima, dire: io mi faccio questa strada, questi paletti, in modo che so come agire. Se succede condizione A, allora io mi comporto caso A e so esattamente cosa fare. Quindi no predizioni, no fare ipotesi, dire se questo scende, quello sale, perché è sempre successo così, ma basarsi semplicemente sui dati. Io non so tu, Marco, cosa ne pensi. Tu utilizzi la dominance per fare trading di altcoin, oppure utilizzi una strategia particolare? Allora, quello che dice il ragazzo, sì, succede, l'abbiamo visto quest'estate, abbiamo visto il Bitcoin che saliva e le altcoin scendevano.
Proprio perché il Bitcoin aveva preso tutta la dominanza. Io uso assolutamente la dominance, non sono un trader forte di altcoins, nel senso che sto andando via via abbandonando le altcoins per via del decay che fanno contro Bitcoin. Però la dominance, sì, come dici tu, è importantissima. Io la uso, la utilizzo perché, però, se non siete in grado di utilizzare la dominance a questo punto, se puntate un altcoin, guardate direttamente il pair contro Bitcoin. Se è in uptrend, sicuramente. Se volete un pair generalmente che vada forte sul pair contro USD, guardate che sia correlato allo stesso, che vada all'unisono insieme al pair Bitcoin in uptrend, ok? Perché se è in uptrend contro Bitcoin, quella medesima altcoin andrà sempre più forte anche contro USD, ok? E soprattutto se volete farla semplice, controllate anche Ethereum Bitcoin, perché molte volte Ethereum Bitcoin, basta vedere quello per vedere già come stanno andando comunque le altcoins in generale. E la Bitcoin Dominance, come dice Luca, è importantissima perché comunque capite bene o male quando è in uptrend, in downtrend, eccetera, eccetera. Quindi è questo che sto guardando. Ovviamente con l'introduzione dell'istituzionale e tutto quanto, non so quanto realmente poi la dominanza del Bitcoin possa continuare a salire rispetto di quella delle altcoins, secondo di quanti progetti vanno dentro. Io uso anche una tecnica molto, che ho costruito una sheet dove vado a prendere Bitcoin Dominance, Stablecoin Dominance e vado a prendere appunto il valore di USD e del Total 2. E quindi vedo queste, ho creato un indicatore che, vabbè, vedo queste divergenze quando praticamente il Bitcoin sale, USD sale, ok? La dominance scende, Total 2 scende e stablecoin sale, allora a quel punto significa che le altcoin sono più deboli e viceversa le altcoin sono più forti. E quindi sì, come te Luca uso anch'io la dominance, però ripeto, io non sono un investitore attivo di altcoins, perché per me comunque la maggior parte dei progetti faranno decay, l'abbiamo visto tante volte, e andare a azzeccare quello che non lo fa è veramente difficile e ci vuole anche un po' di ciapet. Quindi, come dici tu, io non mi espongo tantissimo in altcoins, ho perso tutti i nuovi progetti, Luca, li ho persi tutti io. Cioè, pensa a te, che youtuber che sono, non ne ho preso uno. Siamo in due, cosa credi? Ma no, Io ma di perché io altcoin zero. preferisco mettere un grosso capitale su Bitcoin per un 10% piuttosto che mettere piccolo capitale, perché poi è quello che andrei a mettere su un altro exchange, su un altcoin che non conosco, per fare il 150%. Quindi la proporzione per me non vale la candela. Tutto qui. Completamente d'accordo, un po' la solita sfida di investing versus gambling, insomma. Io a tal proposito mi butterei a pesce adesso su un po' di grafici, visto che qua stiamo andando avanti alla grande, il tempo vola, poi ci insultano su YouTube, perché per chi non lo sa poi posterò la differita su YouTube e vi chiedo anche di iscrivervi al mio canale, che in questo periodo stiamo spingendo veramente tanto. Se mi fate arrivare a 50.000, giuro che vi faccio un giveaway da farvi volare via. E dunque, andiamo a vedere questo Bitcoin, perché la domanda del giorno voleva proprio essere: questo ritracciamento c'è da aver paura? Fin dove arriverà? Che prospettive ci sono? Io inizierei, Marco, a fare una mia breve analisi, poi ti faccio condividere Certo. il tuo schermo con il tuo grafico, così ci confrontiamo e vediamo cosa hai tu da aggiungere oppure da dire. Ecco, allora, Ottimo. io parto subito dove ci eravamo lasciati, perché eravamo rimasti un paio di giorni fa al momento in cui c'era il primo dump, quel primo dump che alla fine si è risolto con poco, perché mi riferisco a questa prima candela giornaliera. Di fatto, se la guardate, è andata ad attaccare questo primo supporto, che era il cluster nato nella giornata del 18 febbraio durante la fase terminale dell'uptrend, che di fatto è il primo supporto. E il ragionamento molto semplice che avevamo fatto era proprio questo, ovvero finché non si perdono supporti, finché si fanno massimi crescenti, finché c'è FOMO, ovviamente via, si cavalca, si galoppa, buy the dip e passa la paura. Di solito la strategia da adottare è quella. Però questo lo si fa, io dico sempre, fino a prova contraria. E la prova contraria è proprio la perdita del primo supporto, quindi l'incrinatura della struttura rialzista di mercato. In questo caso il primo segno di questa incrinatura è proprio la perdita del cluster nell'intorno di 52.000, quindi di questo livello.
livello di prezzo, che al momento è già rosso perché di fatto l'abbiamo perso ieri. Però riportandoci alla situazione di lunedì, non lo avevamo perso perché è stato attaccato, così come è stata attaccata quest'altra area, che è l'area che attualmente ci fa da supporto. E poi la domanda si è data da fare per ratassare, come si suol dire, l'offerta e riportare il prezzo sopra al livello di supporto stesso. Quindi il supporto aveva tenuto, non c'erano ancora prospettive di copertura short, di uscita dalla posizione o di eventuali comunque corsi ai ripari, cosa che è cambiata invece con la candela di ieri. Tra l'altro, la cosa pazzesca sono i volumi di queste due candele, sono volumi veramente alti, sono state liquidate un'enorme quantità di posizioni. Questo ci fa capire in sostanza quanto era teso l'elastico, perché quando ci sono così tante liquidazioni, ovviamente di posizioni long, significa che in sostanza erano già tutti long. Alla fine il mercato è semplice da capire, col senno di poi ovviamente, perché altrimenti sarebbe troppo bello. Quando hanno già tutti comprato, quando sono già tutti long, ovviamente basta, la gente non apre più posizioni long e non compra più, iniziano a vendere e si inverte la situazione, perché poi si sbilancia l'equilibrio instabile a sfavore della domanda e a favore dell'offerta. Cambia molto in fretta il sentiment. Se fate un esercizio mentale, tornate a ieri, ad esempio, all'altro ieri, provate a pensare come vi sentivate qualche giorno fa. La cosa pazzesca è che stamattina erano quasi tutti di nuovo bullish, anche se di fatto di bullish non c'è ancora niente in questo grafico, sul brevissimo. Perché? Perché il macro di fatto è indubbiamente bullish, su questo non ne voglio neanche discutere, perché massimi e minimi sono crescenti, anche sul time frame settimanale questo è più che evidente. È bullish, addirittura iperesteso, perché è partito in maniera parabolica nell'ultimo periodo. Quindi questo è un dato di fatto, non voglio assolutamente dire che inizia un bear market o che siamo in bear market. Tuttavia, nel breve, c'è stata questa mossa fortemente direzionale da parte dell'offerta, che ha dato un doppio attacco, una martellata doppia con volumi altissimi alle posizioni long aperte, liquidandone tante, ai supporti, facendo perdere il primo, e di fatto ha dato il primo segno di inversione di struttura, la perdita dei 52.000. Quindi la domanda è, adesso come c'è da comportarsi? Allora, quello che sto facendo io è cercare la copertura short, perché di fatto io sono esposto al 100% long, come sempre, con la mia posizione spot, ovvero io detengo Bitcoin, banalmente. In quanto detentore di Bitcoin, sono molto molto esposto a un eventuale calo, e quindi io mi voglio tutelare da quello. Qualcuno fa take profit, io è esattamente la stessa cosa, non cambia nulla come senso. Apro delle coperture short, quindi apro una posizione short per andare a ridurre la perdita che il dump mi porterebbe sul portafoglio. In particolare la copertura la apro per gradi, ovviamente, non è che al primo segno di inversione di struttura via short al 100% e copro tutto. No, al momento sto puntando a coprire all'incirca il 5%, poi eventualmente col rafforzamento della struttura ribassista, se ci sarà, andrò a incrementare la copertura, perché una cosa che bisogna togliersi dalla testa è riuscire a cavalcare dal bottom al top beccando i momenti esatti, perché è assolutamente impossibile, scordatevelo proprio. Quindi bisogna cercare una strategia il cui scopo è rimanere comunque, nel mio caso, investiti a lungo termine, perché è una strategia di lungo termine, e andare ad ammortizzare quanto più possibile le fasi decrescenti di mercato. Ovviamente è impossibile non perdere, perché di fatto, essendo esposto spot, la perdita è inevitabile. Però, esatto, coprendola, quindi parandosi un po' sul dump che c'è, cercando di ridurre l'impatto appunto del dump stesso. E alla fine l'importante è trovarsi alla fine della fase ribassista, idealmente con più Bitcoin di prima, anche se il controvalore in dollari è più basso. Pertanto intorno a questa zona è dove sto cercando il primo setup spot. Oggi mi ha sfiorato l'entry, non me l'ha preso, tanto per cambiare, perché io l'avevo messo da 52.000
54.000 circa, perché andavo a cercare la presa della liquidità qua sopra e un'altra eventuale leg down, però cercavo comunque di mediare il prezzo della copertura short a rialzo quanto più possibile. La negazione poi della mia copertura short sarebbe stata il fare nuovi massimi, cioè in realtà il primo setup long è ciò che nega la copertura short, quindi in questo caso teoricamente qualcuno potrebbe dire già il reclaim del livello perso, oppure quantomeno il reclaim di questa candela, del top di questa candela, che è ciò che ha innescato il dump che ha fatto perdere questo stesso supporto. È vero, però molto spesso in passato si è visto durante le fasi di top di vedere un doppio massimo molto vicino al primo, una sorta di bull trap di fatto, che poi ha portato alla continuazione ribassista. Se andiamo a vedere il top del 2017, adesso non è mio obiettivo andarli a paragonare, perché di fatto non, cioè a parte che non mi piace come approccio andare a guardare il passato per paragonarlo col presente, perché è sempre tutto diverso, però se ci fate caso, questo è il time frame settimanale, molto spesso si ha dopo il primo dump si ha un lower high che ci permette comunque con relativa tranquillità, in questo caso ci sono passate una, due, tre settimane, di andare a costruire una posizione short di copertura quantomeno all'inizio. Quindi l'obiettivo era un po' questo, ecco. Quindi tornando più coi piedi per terra e più nel presente, io adesso dico: devo cercare un po' la copertura short, oppure vedetelo come take profit, con i livelli che sto tenendo d'occhio, che sono innanzitutto questo supporto attualmente che tiene tra i 44.800 e i 49.000 circa, se viene perso incrementare ancora di più la copertura short, e poi il supporto sottostante è la zona dei 40.000, che potrebbe essere un primo target per un eventuale ritracciamento non troppo aggressivo. Se andiamo a perdere anche i 40.000, allora il ritracciamento inizia ad assumere dei connotati un po' più importanti, perché perdiamo l'ultimo breakout che abbiamo fatto, che è proprio quello dell'Elon Musk Day, non so se ve lo ricordate, dell'8 di febbraio, che abbiamo pompato e abbiamo rotto i massimi precedenti, che erano proprio 40.000. Ritornare all'interno dei 40.000, immaginatevi uno scenario del genere, ecco, andrebbe a creare una di quelle classiche formazioni a punta che sono difficili da recuperare nel breve, quindi mi aspetterei sicuramente un ritracciamento più duraturo e che potrebbe arrivare ad esplorare delle profondità un po' più importanti, anche magari nella zona fino ai 30.000. Però al momento sono tutte proiezioni poco sensate, perché non sappiamo cosa farà domani, quindi tornando appunto sul presente, ciò che ho intenzione di fare è pensare a costruire lo short, quindi innanzitutto in questa zona, se l'andiamo ad approcciare, andare ad aprire delle posizioni short per iniziare a coprire. In seconda battuta, osservare molto bene la reazione con questo livello di prezzo, perché la sua perdita sarebbe una ulteriore conferma della perdita di fatto della struttura rialzista che stavamo seguendo, e infine quindi andare a vedere se i 40.000 tengono, e se dovessero tenere magari fare dei take profit della posizione di copertura, aspettando poi il setup long che vedremo, poi potrebbe essere il recupero dei livelli persi e così via, e lì chiuderei lo short. Se andiamo a perdere anche la zona 40.000, ecco che mi tenderei a preparare per un ritracciamento più duraturo e quindi un'esposizione short un po' più importante dal punto di vista anche del medio periodo e non solo del breve, come invece sta accadendo ora. Io adesso passo la parola a te, Marco, ti faccio condividere il tuo grafico innanzitutto, vediamo se ce la facciamo, tac, eccolo, e passo la parola assolutamente a te, quindi dici un po' la tua visione, commenta un po' il grafico, vedi un po' tu. Allora, si vede il grafico? Allora, io parto sempre da una visione macro innanzitutto, perché secondo me c'è sempre un filo conduttore tra mercato generale e anche le criptovalute ogni tanto, non quando si sale ma soprattutto quando si scende, perché col panico si iniziano a vedere le correlazioni. Ieri io nell'ultima settimana già vedevo QQQ, che è la tech, che ha fatto il top quando l'ha fatto Bitcoin e poi ha iniziato con un pattern di lower low, lower highs, lower low, e la stessa ha seguito Bitcoin, ok? QQQ molto molto debole, la tech molto debole, perché? Perché stavo facendo vedere appunto che i 10 years bond stanno salendo, quindi l'interest rate sta salendo. Questo cosa porta? Porta
un po' di pressione bearish sul mercato generale, proprio perché gli investitori arrivano a un punto in cui dicono: ok, vado a mettermi più sui bonds che sono comunque stanno per arrivare comunque a un tasso più o meno di quello dell'S&P 500, e quindi mettono pressione ai settori più a rischio, che sono la tech, mentre c'è stata una rotazione dei fondi. Non è che sono usciti i soldi allo stock market nel crash di ieri. C'è stata rotazione dei fondi perché se andiamo a vedere XLE, ok, che è l'energia, andiamo a vedere XLF, che sono le banche, sono in all time high. Significa che i fondi sono passati dalla tech ai mercati ritardatari, che sono hospitality, navi da crociera, airlines, banche. Tutto questo perché, salendo gli interessi, le banche riescono a rilasciare anche poi dei loans a lungo termine, quindi ci vanno tutti a guadagnare, ripartono le aziende, con la storia del vaccino ripartono comunque i trasporti, e quindi i fondi sono un po' rotati. Non significa che tech e Bitcoin siano estremamente. Poi andiamo a vedere comunque Tesla un po' nel balance sheet, ce l'ha anche altre MicroStrategy, eccetera. Però quello che voglio farvi vedere è l'azione che ha avuto il prezzo, proprio Bitcoin. Vediamo che ha avuto lo stesso top il giorno QQQ e ora sta facendo lo stesso pattern. Ora è un inside bar giornaliera e, come dice Luca, potremmo andare a fare un lower high molto probabilmente. E se andate a vedere questo pattern precedente che abbiamo avuto qua, che cosa succede? Abbiamo avuto l'high. Poi, quando c'è un pump così grosso e poi c'è un dump così grosso, solitamente segue un equilibrio, ok? Quindi quello che dico sempre io è: quando volete fare take profit, e ovviamente solitamente lo si fa scalando, oppure lo si fa sul prossimo lower high. In questo caso poi scende di colpo e sul lower high che va a fare uscite dalla posizione, ok? Perché non vi rischiate che l'equilibrio rompa bearish, non vi rischiate neanche comunque un altro dump. Ora, io come faccio a determinare adesso più o meno dove va, più o meno quello che faccio io? Da notare che comunque su 4 ore la 200 EMA ha fatto supporto ormai da ottobre sempre nello stesso punto, quindi è stato un ottimo entry point la 26 EMA che io utilizzo, la 21 che utilizzo, la 21 più o meno siamo sempre lì. Quindi potrebbe seguire un pattern di equilibrio come ha fatto qua, potrebbe farlo. E poi bisogna vedere se l'equilibrio rompe bearish o rompe bullish. Io vi dico la verità: sul settimanale, né sull'S&P che avevo visto, né su QQQ, né nel mercato generale, né Bitcoin, vedo un ritracciamento così da panico. Vedo tutto nella norma, anche perché vi dico: qua siamo saliti senza sosta, e un ritracciamento, ragazzi, era praticamente dovuto, diciamocelo. Siamo in all time high, non ci sono resistenze, quindi si va su. Però il ritracciamento c'è sempre del 30, 20-30% su Bitcoin. Retest della 26, inside bar. Se adesso cambiamo il trend 4 ore, l'inside bar rompe bullish, andiamo per un lower high probabilmente. E io cosa uso? Uso il Fibonacci per determinare, ma non perché il Fibonacci abbia uno scopo preciso, per determinare le percentuali. Perché se il ritracciamento mi rimane sotto lo 0,38, dallo swing high allo swing low, è probabilmente una bear flag. Se supera lo 0,38 e va per lo 0,50-0,61 è un equilibrio. Se arriva allo 0,78 probabilmente è un equilibrio che si va a creare nella parte alta, e quindi i bulls hanno l'upper hand, ce la possono anche fare a continuare. Quindi io vado a vedere: se adesso rimaniamo così, non rompiamo un inside bar, domani altra inside bar, rompiamo bearish, probabilmente una bear flag, e andiamo a ritestare questo punto che diceva Luca. Io il grafico di Luca non l'ho visto perché non ce l'avevo, però ho sentito tutto, quindi ho immaginato. Quindi il 40, oddio, cosa è successo? Andiamo a ritestare probabilmente i 40, ok? Quindi andiamo a testare questo supporto, perché poi abbiamo avuto qui un volume climax sul pump di Musk, che solitamente fanno un bel supporto. Altrimenti, se si fa equilibrio, probabilmente andiamo a fare questo equilibrio, ci portiamo come qua lateralizzando, probabilmente le altcoins potrebbero prendere un po' di sopravvento in quel punto lì, finché Bitcoin prende una decisione. Altrimenti, se l'equilibrio rompe bullish, continuiamo in uptrend. Attenzione che se rompiamo bearish, quindi facciamo lower high adesso, e lower low, e rompiamo il trend giornaliero, andiamo su settimanale, e quello che andiamo a cercare è solamente un higher low su settimanale, perché su settimanale abbiamo questo supporto a 28.572, che è l'ultimo higher low settimanale. E anche se Bitcoin dovesse scendere, probabilmente arriverebbe in questa zona, ok, con un RSI giornaliera scarica, che è la prima che va a fare a livello 30 da settembre. E probabilmente anche su un Fibonacci qua, che andrebbe a ritornare verso lo 0,61. Sulla 12 EMA i bulls potrebbero trovare lo spot per un higher low settimanale, e anche lì potrebbe crearsi ancora, anche qui, higher low, lower high, equilibrio, e poi vedremo cosa succede. Ora, questa è un'idea, tutto è possibile, e ci sono anche le news, eccetera, eccetera. Una cosa importante che volevo farvi vedere, che ho disegnato il grafico prima, non lo posso fare adesso, sono troppo lungo, ti faccio vedere qua, e dimmi se lo vedi, Luca. Si vede questo disegno? Al momento io vedo sempre il grafico. Ok, un attimo solo, che ci tengo a condividertelo veramente tanto. Cambia schermata o finestra. Eccolo qua. Voglio farti vedere questa. La vedi? Forse aspetta, aspetta che provo. Ok. Aspetta, facciamo così. Ok, Zoom un po'. perfetto.
Ok, questo che cos'è? È quello che è successo ieri. Io ho visto questa cosa qua. Qua ci sono tutti gli exchange, no? Ieri la Binance API è andata down prima che scendesse tutto, perché, come dicevi tu, eravamo over leverage, quindi eravamo troppo esposti, il funding rate era altissimo, eccetera, eccetera. Qui vediamo tutte le linee. Abbiamo visto come Binance API è andata down perché io lo so, perché ho i bot attaccati e quindi mi è andata down. FTX è andato down. Cosa è successo? Il prezzo è sceso. L'unico che è rimasto up è stato Coinbase, in spot, perché ha meno leverage, ha meno margine, eccetera. Cosa è successo? Su Coinbase abbiamo avuto uno sconto sul prezzo, questa linea arancione, e le whales, mentre tutti venivano liquidati, sono entrate. Sono entrate e hanno riportato sul prezzo e hanno riportato il prezzo di Coinbase a premium addirittura. Mentre Kraken ha avuto un danno collaterale alla malora e quindi questo è quello che è successo. Quindi le whales sono riuscite a bypassare le API down di FTX e di Binance. Non si sa come, ma non è la prima volta che lo fanno. Quindi questa cosa vi fa capire che comunque è ancora manipolato il sistema, se ci andiamo a vedere proprio. E questo potrebbe riaccadere ancora. Quindi attenti coi margini, perché chi aveva i margini si è trovato come con una barca e si è spento il motore in mezzo al mare. Non poteva vendere a supporto, non poteva probabilmente mettere stop loss, perché è andato down. E quindi questa cosa, e anche l'altra volta, ti ricordi Luca, cos'è stato? 2 settimane fa, settimana fa, Binance è andato down, che tutti erano impanicati. È un Ok, classico un quindi po', queste. nei periodi un po' più di congestione, Sì, di di fomento, di volatilità e solito gli congestione, però exchange seggano. non è stata, cioè, non voglio dire che era manipolazione assicurata, però comunque è qualcosa da tenere da conto. Ok, quindi niente, io vedo questa possibilità adesso di. Si rivede il grafico? Penso di sì. Vedo questa possibilità di inside bar nel giorno di oggi, probabilmente nel giorno di domani. Ok, e probabilmente un'altra inside bar qui. E poi dove romperemo l'inside bar, o in alto o in basso, avremo continuazione. Se la rompiamo in alto, andiamo probabilmente per un lower high. E qui entreranno gli short. State attenti, con stop loss sopra il top, come vuole fare Luca, che vuole entrare in edge. E quindi potrebbero entrare scalando a rialzo, stop loss sopra, e poi andare per il cambio trend, probabilmente la rottura dell'equilibrio bearish. Chi vuole andare short farà questo. I long attenderanno un lower high, e poi, se non siete entrati adesso, probabilmente rientreranno sull'equilibrio, quindi sulla higher low dell'equilibrio, con uno stop loss qua sotto, per una possibile cambio trend e continuazione a rialzo. Quindi bisogna vedere che cosa succederà, ragazzi. Comunque sul settimanale non ci sono red flags così grossi al momento, e li vedo ancora bene. La dominance la vedo ancora abbastanza bene. C'è una possibilità che, se la dominance va a fare un lower high adesso, anche qui vedete grande pump, grande dump, possibilità di lower high, c'è anche un test a spalla possibile sulla dominance se rompe questo livello. Però se andiamo a vedere il pattern più grosso della dominance, vediamo che sul settimanale potrebbe essere anche un pattern di triangolo ascendente, che se il Bitcoin si porta su ancora la dominanza, potrebbe rompere da un lato all'altro, quindi non lo possiamo sapere. Quindi io mi baso sempre sui pattern più grossi, anche sul macro, vado sempre a vedere le correlazioni con lo stock market, perché ci sono, c'è sempre un filo conduttore. Quindi ti ritorno lo schermo. No, Ti ritorno lo ci schermo, penso scusami. io, guarda, tac. Ok. Marco, wow, mind blown, nel senso hai dato tantissime informazioni, super mega concentrate e adesso appena Ho poco tempo. finisco di caricare questo video me lo riguardo anch'io, me lo riguardo due, tre, quattro volte perché è tanta, tanta informazione molto preziosa, secondo me, perché ho Grazie. visto tantissimi spunti interessantissimi, quindi io vi consiglio, ragazzi, anche voi, ho visto che qualcuno era un po' spaventato un po' dalla tua velocità, Marco, perché forse sei Scusa, abituato un po' perché hai poco a tempo, quindi non voglio rubarti il tempo. un po' sì, poi i tempi sono quelli che sono. In ogni caso, questo video non scappa perché tra poco lo ricarico sul mio canale YouTube con tutti i minutaggi, tra l'altro, quindi potrete andare a saltare direttamente all'analisi e potete vedere la parte di Marco con tutta la calma che volete, anche a velocità 0,5 per, se Volevo fare volete. l'ultimo punto, Luca, prima che, già che sono sul grafico, se puoi, velocissimo, che mi sembra molto importante, Vai, è vai. quello del dollaro. Perché il dollaro è vero che sta scendendo, però ci tengo a precisare che sul grafico dei 6 mesi, se andate a vederlo, e attenzione, c'è un equilibrio potenziale dei 6 mesi che potrebbe far scattare la stessa cosa che è scattata nel 2017. Perché abbiamo il low, abbiamo l'high. Avevamo avuto un higher low, un lower high, e stiamo andando a fare un higher low comparato a questo, perché non l'abbiamo rotto a ribasso ancora. Se qua parte l'higher low cambiando il trend settimanale e saliamo, è un pattern grosso, può durare anche anni questo. Se si porta l'equilibrio del dollaro, perché l'oro comunque è overtradato, non è un gioco il dollaro, lo tradono in molti. Quindi se mantiene questo supporto e risale,
potrebbe recare un po' di problemi anche al settore delle criptovalute. Quindi bisogna stare attenti su questo. Basta, ci devo solo dire questo. Guarda, Sempre dietro la vostra mente. aggiunta assolutamente utile perché di fatto anche il dollaro lo abbiamo visto come influisce sull'andamento di Bitcoin. Bene, ragazzi, che dire? Io non è che vi ho portato uno l'ultimo arrivato, lo sapevate che comunque un Grazie. minimo di selezione la si fa, non è che se vi porto qualcuno in live è perché ne vale la pena. Quindi il mio consiglio rimane quello: guardate, riguardatevelo, ri-riguardatevelo e cercate di assimilare i concetti che riuscite a capire. Se non riuscite a capire le terminologie, di che cosa si stava parlando, il mio consiglio è di andare a vedere i nostri video passati dove abbiamo un po' spiegato le basi dell'analisi tecnica, le basi del trading e lo scopo è proprio riuscire a portare tutti a un livello sufficiente a capire anche le analisi che facciamo quotidianamente. Fatevi un favore, andate a seguire Marco innanzitutto, Mind the Chart è Grazie il Luca. nome del canale, ha anche una community Telegram, non so se vuoi dirci qualcosa sui tuoi canali, sulle tue community. Sì, ho la community Telegram Mind the Chart, ho anche community Discord, c'è tutto in descrizione del video, quindi trovate tutto in descrizione se volete. C'è tutto lì. Sì, poi lo lascerò anch'io in descrizione di questo video quando lo caricherò su YouTube, così le persone sanno dove trovarti e come trovarti. Io ti ringrazio, adesso taglierei perché siamo arrivati Grazie a a un'ora e te, un Luca. quarto, adesso devo un E attimo figurati. rielaborarlo poi per ricaricarlo su YouTube, così lo mettiamo a disposizione di tutti. Ti ringrazio davvero Marco per il tuo Grazie a te, tempo, Luca, per per lo questo spazio e per tutto. confronto, per le tue analisi veramente preziose e sono sicuro che anche chi ci segue le ha apprezzate perché sentire un punto di vista diverso, un modo di fare analisi diverso, è sempre utile, c'è poco da fare. Poi uno può essere d'accordo più con uno, più con l'altro o con nessuno dei due, ma è utile ascoltare comunque le analisi di tutti, in primis per farsi un'idea propria. Quindi Marco, ti lascio la parola se Grazie vuoi fare Luca, un è stato saluto, un così piacere. poi Sì, andiamo a mangiare. faccio un saluto a tutti quanti e sappi una cosa, che tutti i tutorial io non li sto facendo, li mando da te perché tu sei più bravo. Basta. Ti Ok? Quindi ringrazio, guarda, mi fa molto piacere. Che dire, ci completiamo a vicenda. Uno si concentra di più sul trading, uno più sui grazie. tutorial e così via. L'importante è che uno nuovo che vuole imparare trovi tutto da una parte o A voglia. dall'altra. Amici, io vi saluto tutti quanti. Grazie per aver avuto la pazienza di ascoltarci fino alla fine anche oggi. Visualizzazioni da record, tra l'altro, vedo che piacciono molto queste analisi a due teste. Datemi un feedback sempre a chi vorreste vedere in live con me. Se vi piacciono, se non vi piacciono, insomma, sentitevi liberi di dire qualsiasi cosa e anche per i posteri che ci seguiranno su YouTube, lasciate un like innanzitutto e dite nei commenti come vedete voi la situazione di Bitcoin, che così ci confrontiamo. Detto questo, io vi faccio un carissimo saluto, noi ci rivediamo in live venerdì come sempre, stavolta ahimè sarò da solo, dovrete sopportare soltanto la mia analisi per un'ora, i miei sproloqui, ascolterò le vostre domande come al solito e così via. E nel frattempo, mi raccomando, state sempre sul pezzo. Ciao a tutti, alla prossima e ciao Marco e grazie di nuovo. Ciao!